Ennesimo pareggio, ennesima rimonta che ha subito l'Arezzo sabato scorso a Busto Arsizio contro la Pro Patria e per una partita che è finita 1-1 e lascia ancora una volta l'amaro in bocca nella squadra di Mister Dal Canto. Una squadra che però fa vedere, come sempre, dei grandi sprazzi di gioco e, come molto spesso accade, termina la gara con molti rimpianti, come abbiamo detto anche sabato scorso. Perché? Perché l'Arezzo, quando riesce a giocare come ha giocato nel primo tempo contro la Pro Patria, come ha giocato in tante altre occasioni, in casa contro la propria Piacenza, l'Entella, la Carrarese, il Siena, quando riesce ad imporre il suo gioco, e lo fa spesso, la squadra di Dal Canto è veramente incontenibile. Poi ha dei momenti nei quali si rilassa, abbassa un po' troppo il baricentro e subisce la rete avversaria. E spesso, come è successo anche sabato scorso, come è successo contro la propria Piacenza, come è successo in tante altre occasioni, la rete viene da delle piccole disattenzioni. L'unica disattenzione che si commette in una partita, ecco che l'avversario ti castiga con il gol. Poi si ricomincia a giocare e si rischia, come è successo anche questa volta, di portare a casa i 3 punti, salvo poi che invece all'Arezzo ci dice male, ci ha detto male con Rolando quando contro il Piacenza a 50 centimetri dalla porta è riuscito, non volendo, per un infortunio, per un colpo fortuito in uno stinco, a calciare altissimo sopra la traversa. È successo sabato contro la Pro Patria, quando all'ultimo secondo proprio Burzigotti su calcio d'angolo colpisce di testa e la traversa nega il gol al difensore Amaranto. Ma l'Arezzo, dicevamo, può riprendersi qualche posizione in classifica, può tra l'altro giocarsi molto bene i playoff. Perché? Perché la squadra di Dal Canto c'è, è innegabile questo, è innegabile dirlo che l'Arezzo veramente se la sta giocando al pari con tutti. E lunedì la potremmo seguire in TV in diretta alle 20:45 su Rai Sport contro l'Alessandria. Alessandria che ha sin qui un campionato anonimo, metà classifica, poco sotto il Pontedera, 4 punti dal Pontedera, 4 punti dall'ultimo posto disponibile per l'accesso ai playoff. La squadra di Mister Colombo non ha brillato in quanto a prestazioni in questo campionato, pochissime le vittorie, l'ultima proprio nel posticipo di lunedì contro la Pro Vercelli, 2-1 in casa, ma l'Arezzo deve andare ad Alessandria per aggiudicarsi i 3 punti. Poi ci sarà il riposo, in quanto ci sarà la partita che non si gioca contro la propria Piacenza, quel 3-0 a tavolino che nel girone di ritorno spetta di diritto a tutte le compagini. Successivamente, altra trasferta difficile contro l'Entella, nella speranza che in quella occasione l'Entella, continuando nel suo cammino così importante, non abbia necessità di troppi punti e l'Arezzo possa andare nella difficilissima Chiavari a cercare di portare a casa qualche punticino per migliorare ancora di più la classifica. Ma di qui a fine campionato ancora ne potremmo riparlare e intanto prepariamoci a rientrare ad Arezzo il 27-28 di aprile per poterci godere la gara contro il Gozzano in un campo nuovo, in un campo rifatto, in un terreno di gioco che finalmente sarà all'altezza della squadra Amaranto.